Sapete, sono stato praticamente dovunque. Ho esplorato i buchi neri, le profondità della crosta terrestre e persino il matrimonio di mia cognata. Che impresa! Il viaggio di oggi, però, sarà particolarmente pericoloso e insolito. Metterò a dura prova la mia capsula mentre esploreremo le temperature del nostro pianeta, dalle più fredde alle più calde. Va bene, tutti a bordo, mentre vi parlo un po' del mio bolide. La mia capsula è fatta di un materiale speciale che mi proteggerà dagli incredibili sbalzi di temperatura che affronteremo oggi. In effetti, senza questa meraviglia della tecnologia, il mio viaggio non durerebbe nemmeno un secondo, visto che ora come ora là fuori c'è lo zero assoluto. Fa un po' paura, devo dire. È un po' come se il tempo si fosse fermato. Di norma, gli atomi vibrano, si muovono, interagiscono tra loro ed è così che formano le molecole, grazie alle quali tutti noi esistiamo, così come tutto l'universo. Gli atomi producono energia e calore con il loro movimento. Ma lo zero assoluto, dove ci troviamo ora, è la temperatura in cui gli atomi smettono di muoversi. Dire che qui fuori è tutto gelido e immobile è poco. Siamo al grado 0 Kelvin, significano meno 273.15 gradi centigradi. Fortunatamente siamo al sicuro dentro la mia capsula. Lo zero assoluto non esiste in natura sulla Terra, ovviamente. È una misura teorica che gli scienziati cercano di ottenere in laboratorio. Nel 2003, studiosi dell'MIT sono riusciti a rallentare atomi di sodio aiutandosi con raggi laser. In quell'esperimento venne registrata la temperatura più bassa mai ottenuta, appena un miliardesimo di grado sopra lo zero assoluto. Ok, era un solo piccolo atomo, ma era un punto di partenza. Ma dove mi sta portando la mia capsula? Cos'è? Sembra una lastra di rame. Ah, sì! Qui venne registrato il record mondiale assoluto. È l'oggetto che gli scienziati hanno raffreddato fino all'inimmaginabile temperatura di meno 273.14 gradi centigradi. Solo una frazione di grado superiore allo zero assoluto. A quanto pare gli atomi di rame in questa lastra sono rimasti immobili. Meno male che la mia capsula... Ehi, ma ho un ghiacciolo sul naso! Ok, meglio filarcela da qui. Meno 272 gradi centigradi. Siamo saliti di un grado Kelvin. Non penso che troveremo qualcosa di interessante in un posto così freddo. Ma, ehi, un momento, c'è qualcosa che si muove. È forse vivo? Avviciniamoci, vediamo. Ah, ma dai, è un tardigrado. Li chiamano anche maialini d'acqua o del muschio. Sono microscopici animaletti, non solo molto carini, ma anche pressoché indistruttibili. Sono in grado di sopravvivere nel ghiaccio, nella pietra e persino nello spazio extraterrestre. Risalendo dai meno 272 gradi, vediamo l'elio nel suo stato gassoso. Significa che a temperature più fredde di così diventa liquido. L'elio è un gas estremamente rarefatto, capace perciò di salire fino agli strati più alti dell'atmosfera. Ecco perché le mongolfiere usano elio per salire così in alto. Siamo a meno 218 gradi centigradi. Qui sarà meglio fare molta attenzione, perché stiamo attraversando la temperatura oltre la quale l'ossigeno diventa liquido. Non so voi, ma non vorrei doverlo respirare mentre è allo stato liquido. Meglio andare via da qui. Ecco, siamo a meno 182 gradi centigradi. L'ossigeno finalmente può evaporare, ma ancora non va bene per i nostri polmoni. Presto, allontaniamoci subito da questa zona pericolosa. Non che più avanti le cose migliorino molto. Speriamo che la capsula resti intatta. Se potessimo spostarci sul lato oscuro della Luna, il termometro di bordo segnerebbe la gelida temperatura di meno 173 gradi centigradi. Che dite? Restiamo sulla Terra? Sì? Ora i miei strumenti segnano meno 89 gradi centigradi. È un'altra temperatura storica, il record per la temperatura più fredda mai registrata sulla superficie del nostro pianeta. È successo il 21 luglio 1983, nella stazione di ricerca sovietica Vostok, in Antartide. Visto che parliamo di russi, il luogo abitato più freddo del pianeta è il villaggio di Oymyakon, in, avrete capito, Russia. Il 26 gennaio del 1926, la temperatura scese fino ad un incredibile meno 71 gradi centigradi. Detto tra noi, più freddo della temperatura media di Marte. La strumentazione di bordo ora segnala meno 62 gradi centigradi. Mi ricorda un altro record, la temperatura più fredda mai registrata negli Stati Uniti. Nemmeno a dirlo, il record fu stabilito in Alaska, nella località di Prospect Creek, il 23 gennaio del 1971. A proposito, qual è la temperatura più fredda in cui vi siete mai trovati e dove eravate? Raccontatemelo nei commenti qui sotto.
Intanto guardate, abbiamo raggiunto un punto davvero strano del viaggio. È qui che le scale Celsius e Fahrenheit si incontrano e si equivalgono. Siamo a meno 40 gradi Fahrenheit e meno 40 gradi centigradi. Comunque troppo freddo per i miei gusti. Sì, insomma, un po' come il mio smartphone. Nemmeno a lui piace il freddo estremo. A temperature più basse di meno 31 gradi centigradi, il cellulare più resistente non potrà più funzionare. Ora siamo al punto in cui bisogna mettere il gelato in freezer, altrimenti si scioglie. È così, là fuori ci sono meno 15 gradi centigradi ed è la temperatura ideale in cui conservare il gelato. Raggiunti 0 gradi centigradi, ci troviamo sulla soglia in cui il ghiaccio si scioglie e torna acqua. Vedo pupazzi di neve che si sciolgono laggiù. Spiacente, amici, non c'è posto nel mio freezer, è già pieno di gelati. Intanto finalmente la mia capsula si sta scongelando un po'. Continuiamo a salire. E siamo arrivati a 13 gradi centigradi. Un numero sconcertante se pensate che è questa la temperatura più fredda mai registrata in un corpo umano. La cosa incredibile è che il paziente sopravvisse e si riprese completamente. Le meraviglie del corpo umano. Saprete di sicuro che 36,6 gradi centigradi è la normale temperatura interna di un essere umano in salute. Al di sotto dei 35 gradi centigradi si entra in ipotermia. Mentre sopra i 40 gradi centigradi, l'organismo inizia a scomporsi fino al livello degli enzimi. Brrr. La nostra prossima fermata è oltre quella soglia. Siamo a 46 gradi centigradi. È la temperatura più alta mai registrata in un essere umano. Era il 10 luglio 1980 e un uomo di 52 anni venne portato in ospedale colto da colpo di calore. Anche lui per fortuna si salvò ed entrò anche nel Guinness dei primati. Ma ora spostiamoci dai limiti del corpo umano e saliamo fino a 70,7 gradi centigradi, ovvero la temperatura più alta mai registrata sulla superficie terrestre. È successo nel 2005, nel deserto di Lut, in Iran. Dal deserto andiamo nell'oceano. Le vedete laggiù quelle sorgenti idrotermali? Guardate bene e vedrete, eccoli, i vermi di Pompei. Sono creature che portano il nome della famosa città di Pompei per un ottimo motivo. Possono resistere all'incredibile calore di 80 gradi centigradi, esclusi i tardigradi. Chi si rivede? Sono loro gli animali più resistenti al calore su tutto il nostro pianeta. Ehi, ehi, ma che succede ora? La capsula sobbalza. Ho perso il controllo. È come se ci trovassimo su una strada accidentata. Anzi, peggio. Non riesco a raggiungere la manopola. Oh no, è la fine. La mia capsula ha raggiunto il suo limite. No, non qui, sul fondo dell'oceano. Ah, ora capisco. Era l'acqua. Stava bollendo. Chiaro, siamo a 100 gradi centigradi. La temperatura di ebollizione dell'acqua. Uff, che spavento. C'è mancato poco. Passati un paio di secondi, la mia capsula sta già attraversando la temperatura di 125 gradi centigradi. È questo il limite oltre il quale qualsiasi processore Intel va in blocco. Amici, non surriscaldate mai il vostro PC, ok? E ora che c'è? Sembrava un boom sonico. Oh, era il Concorde che volava qui sopra. La temperatura massima possibile sulla punta del leggendario aereo supersonico era di 127 gradi centigradi. Peccato che non si possa fare l'esperienza del volo supersonico su questi bolidi. Il loro servizio passeggeri è terminato nel 2003. Ma chi vedo? Ancora i tardigradi. Però ragazzi, siamo a 150 gradi centigradi. Sicuri di star bene? Ve lo dicevo, no? Questi piccoletti sono letteralmente indistruttibili. A 356 gradi centigradi anche il mercurio va in ebollizione ed è un vero spettacolo. Vedete? Uno spettacolo colorato d'argento, quasi alieno ed estremamente tossico se ci azzardassimo a uscire dalla capsula. Come immaginavo, il viaggio sta diventando sempre più pericoloso ora. Che ne dite di fare una sosta in un luogo sicuro? Anzi, un pit stop. Eccoci in un circuito di Formula 1. Ma, sarà poi così sicuro? Ad ogni modo. Già che ci siamo, vi dico che le pastiglie dei freni di una Formula 1 possono raggiungere la tremenda temperatura di 749 gradi centigradi. Ora vedo fuori dalla capsula alberi in fiamme. Vuol dire che ci troviamo già almeno a 982 gradi centigradi. Eppure pensate, il calore di questo incendio non raggiunge quello della fiamma di una candela, la cui parte più calda arriva addirittura a 1000 gradi centigradi. Prendete nota, mai toccare una candela accesa. Da qui saliamo ancora alla temperatura di 1038 gradi centigradi, quella che misura di solito il calore di un'eruzione vulcanica, per la precisione, getti di lava bollente.
Inoltriamoci in questo vulcano fino in fondo, insomma. Fino al centro della Terra, al nucleo. I miei strumenti segnano ormai la temperatura di 6.000 gradi centigradi. Ecco quanto è caldo il cuore del nostro pianeta. Niente male, Terra. Persino più caldo della superficie del Sole, che raggiunge appena 5.505 gradi centigradi. Ma ora andiamo verso il calore più estremo. No, non in spiaggia. Peggio. La temperatura più calda mai vista sulla Terra è opera dell'uomo. È stata creata nel 2012 dagli scienziati dell'acceleratore LHC al CERN di Ginevra. Nell'acceleratore vennero fatti scontrare ioni di piombo, ciascuno sparato al 99% della velocità della luce. Dalla collisione si è formato del plasma che misurava l'inconcepibile temperatura di 5,5 trilioni di gradi centigradi, vale a dire 2500 volte più caldo del nucleo del Sole. Meglio non portarsi i cioccolatini in tasca da queste parti, si scioglieranno subito. Se oggi avete imparato qualcosa di nuovo, mettete like al video e condividetelo con i vostri amici. Ecco pronti altri video che vi piaceranno. Scegliete quello qui a sinistra o a destra. Restate con il lato positivo.